Ciao a tutti, benvenuti a Cipher TV, questa è la prima puntata, io sono Yuri, owner di CrossFit Bergamo ed head coach. Oggi lavoreremo sulla prima classe di Cipher TV, quindi lavoreremo in progressione, vedremo come si divide una classe e come si spiegano e si sviluppano i workout. Oggi lavoriamo in questo modo, dopo una prima parte di warm up avremo una parte definita skills, cioè lavoreremo sullo sviluppare attraverso la progressione del movimento un dato movimento. In questo caso lavoreremo sul muscle up, quindi andremo a lavorare a dividere tutto il movimento, a segmentarlo fino a costruirlo completo nel modo più corretto. Avremo poi una parte di workout che è un AMRAP con un lavoro da 4 minuti e un lavoro di rest, un lavoro da 4 minuti e un lavoro di rest. Caleranno le ripetizioni, quindi il presupposto quando calano le ripetizioni e il dominio di tempo rimane uguale è che l'intensità rimanga alta o addirittura aumenti con l'andare del workout. Andiamo a vedere i movimenti nel dettaglio. Il primo movimento che abbiamo detto nelle skills e dobbiamo quindi scaldare è il muscle up e poi andremo a vedere quelli del workout. Allora, per scaldarci prima faremo quello che viene definito generic warm up, quindi un warm up per alzare la temperatura del corpo, quindi faremo tutti insieme 5 round di 20 jumping jack, 10 squat e 20 mountain climbers, quindi molto semplice, 20, 10, 20, 20 jumping jack, 10 squat e 20 mountain climbers. Finiti questi 5 round andremo agli anelli e inizieremo a lavorare sulla progressione del muscle up. Ci siamo scaldati, abbiamo fatto il generic warm up, adesso andiamo a lavorare sul warm up specifico e quindi tecnico per sviluppare la skills dei muscle up. Inizieremo per tutti, anche se non abbiamo i muscle up, non li abbiamo mai fatti, con degli swing agli anelli, quindi ci attaccheremo agli anelli, braccia distese, da qui lavoreremo hollow e andremo a lavorare in Superman position, quindi apriremo e chiuderemo la posizione per imparare lo swing. Faremo delle transizioni da 10 rep, quindi farò 10 rep io, 10 rep il mio compagno e mentre lavoro il mio compagno avrò modo di riposare. Ci alterneremo per 3 volte in modo tale che riusciremo a scaldare le spalle e inizieremo a lavorare sullo swing. Dopodiché andremo a lavorare sullo swing and push, cioè faremo lo swing, quando andiamo indietro e siamo in hollow cercheremo di spingere gli anelli tenendo le braccia tese verso le anche. È importante in questa posizione non perdere l'hollow position e accentuare quella che viene definita pike, cioè per dirla in termini un pochino più semplici, stringere i glutei, addome contratto e portare le anche verso gli anelli. Una volta da qui andremo a fare la transizione finale, quindi abbiamo fatto swing, abbiamo fatto il push verso gli anelli e poi andremo a fare l'incastro che è in dip, ok? Chi è molto bravo, è uno swing potente, è un pike molto preciso, arriverà con le braccia quasi distese, quindi basterà incastrare con i gomiti stretti e distendere sopra gli anelli. Chi invece sarà un pochino più in difficoltà dovrà finire in dip, magari in un bottom dip, quindi molto profondo, distendere, posso distendere in strict o in keeping come sappiamo fare. Cosa fa chi non ha i muscle up? Ci sono milioni di modi per scalare i muscle up. Possiamo scalarli con l'elastico, quindi attaccare un elastico ai due anelli, far sedere la persona in hollow e provare la transizione. Oppure possiamo attaccare gli anelli bassi, far rotolare i piedi della persona sulla palla e far fare la transizione. Dipende da che persona ovviamente ci troviamo di fronte. Se ho davanti la signora Pina di 60 anni, magari la transizione la lascio un'altra volta e inizio a fargli fare il ring row e poi il ring row è un leggero turn. Se ho davanti un atleta performante ma non ha mai fatto i muscle up, magari posso azzardare a fare un pochino più di lavoro con gli elastici, quindi una transizione completa. Il mio consiglio per chi non ha mai fatto i muscle up è scaldare bene la profondità del dip, perché quando incastro la spalla ne soffre, e lavorare bene su questo movimento. Molti non capiscono che per fare un muscle up non bisogna tirare né la barra né gli anelli, ma bisogna spingere la barra o gli anelli verso le anche e soprattutto far lavorare l'addome e le anche. Iniziamo a lavorare a coppie, prima lavora uno, l'altro fa sicurezza e poi lavora l'altra persona. Abbiamo lavorato sulle skills, passiamo al workout, al cuore della lezione. È un AMRAP diviso in 3 pezzi. AMRAP 4 minuti, cosa vuol dire AMRAP? As many round as possible, per chi non l'ha mai fatto, cioè più round che posso di un determinato lavoro, in questo caso saranno calorie al vogatore, burpees e chest to bar. Calorie al vogatore le andremo a vedere tra un attimo. I burpees sono il movimento più odiato nel CrossFit, ma anche uno dei più semplici e più completi, e poi avremo i chest to bar. Anche qui possiamo lavorare scalando il movimento. Ovviamente il row e i burpees rimangono identici, nel senso che la scalabilità dipende dall'intensità che ci mettiamo nel farla.
I chest to bar li scaliamo in jumping chest to bar, vuol dire che dovremo mettere sotto la barra delle trazioni un rialzo, che può essere una box jump, possono essere tre dischi, questo dipende dalla vostra altezza e dall'altezza della barra, in modo tale che io riesca a saltare e a portare la barra al petto. In base alla vostra preparazione decidete l'altezza, non usiamo né una standard perché potrei aver bisogno di saltare poco come potrei aver bisogno di saltare tanto. Cerchiamo di rendere l'esercizio tecnicamente perfetto e soprattutto sicuro per la persona che lo fa, quindi la base d'appoggio dove salta deve essere stabile. Come si sviluppa il workout? Abbiamo detto, primo blocco 4 minuti AMRAP, 27 calorie al vogatore, 27 burpees, 27 chest to bar. Devo spingere tantissimo perché sono solo 4 minuti e poi avrò 4 minuti di rest. Quindi quando ho un dominio così corto e un recupero così ampio, che in questo caso è un recupero 1-1, devo cercare di esprimere la massima intensità che riesco a fare. Nel secondo blocco da 4 minuti le rep calano, vado a 21-21-21, quindi 21 calorie al vogatore, 21 burpees e 21 chest to bar. Anche qui, calando le ripetizioni, sarò stanco, ma riesco a tenere l'intensità alta. Rest 4 minuti, ultimo blocco, di nuovo 15-15-15, quindi 15 calorie al vogatore, 15 burpees e 15 chest to bar. L'ultima fase probabilmente è la fase che mentalmente mi aiuterà di più, perché sono meno rep, avrò transizioni più veloci e sarà un pochino più facile a livello mentale. Ricordatevi che quando c'è un 27-21-15 o un 21-15-9, il cuore del workout si sviluppa sempre attorno al set centrale, cioè in questo caso quello dei 21. Per i principianti il workout rimane uguale, cambia solo che al posto di chest to bar avrò i jumpy chest to bar. Quindi il cronometro lavorerà in questo modo, 4 minuti lavoro, 4 minuti recupero per 3 volte, al 3-2-1 si parte, ricordatevi primo set 27-27-27. Ok, finito il workout, ricordatevi sempre di fare una parte di stretching o mobility, o comunque defaticamento in base a come siete preparati, in base a cosa avete fatto e l'intensità che avete usato. Mi raccomando, non mancate la prossima puntata, ne avremo 4 insieme, lavoreremo sempre in questo modo, cercando di capire e sviluppare la lezione nei vari settori che la comprendono. Lavorate sempre privilegiando la tecnica prima dell'intensità.